I SUV sono auto alte, giusto? Sì, ma a volte per piacere a una clientela sempre più esigente si abbassano. E nello specifico è accaduto al tetto della nuova BMW X4, l'ultima arrivata in questa categoria, quella dei SUV coupé. Vi state chiedendo perché comprarla? E allora parliamone. Fuori com'è? Essendo il punto di incontro fra due mondi, quello dei SUV e con un po' di immaginazione quello delle coupé, l'X4 deve letteralmente piegarsi allo stile spiovente nella parte posteriore della carrozzeria. Qualche centimetro in meno in altezza rispetto alla X3 e un montante molto inclinato sono caratteristiche che la nuova X4 eredita dal modello precedente, a cui però aggiunge un lato B totalmente differente con gruppi ottici a LED 3D a sviluppo orizzontale di grandi dimensioni, non esenti da critiche da parte dei puristi del marchio. Familiare invece rimane il frontale dominato dal doppio rene con paratie mobili e fari full LED o BLED, mentre se desiderate un po' di aggressività c'è il pacchetto M Sport X, come su questo esemplare che costa uguale all'M Sport. È spaziosa? Uno stile così sportiveggiante in questa zona potrebbe avere delle conseguenze negative in termini di abitabilità. Scopriamolo insieme indagando su questo lato B. Se infatti 525 litri del bagagliaio sono un dato di tutto rispetto, è la fruibilità a risentire del design ardito. La soglia di carico rimane alta e volendo proprio spaccare il capello in due, il vetro inclinato penalizza lievemente i carichi più sporgenti. Nulla da dire invece sulle ottime finiture, non mancano ganci, prese elettriche, luci di cortesia, oltre alla possibilità di ribaltare i sedili tramite le comode leve, estendendo la capacità totale a 1430 litri. Sebbene l'apertura della portiera sia ampia, una volta all'interno le differenze con la cugina X3 sono vagamente avvertibili. Il tetto spiovente infatti ruba qualche centimetro per la testa, anche se va detto che solo i più alti di circa 1,85 m potrebbero accorgersene. Per le gambe invece lo spazio non manca, il tunnel centrale a causa della trazione integrale penalizza un pochino il quinto passeggero, con un comfort che comunque rimane di altissimo livello per tutti, sia in quanto a ergonomia che a tecnologia. Se ho dei bambini? L'apertura delle due portiere posteriori ha un'angolazione favorevole al nostro seggiolino che entra comodamente, così come semplici da individuare sono gli attacchi ISOFIX posizionati sui due sedili laterali posteriori. Il passeggino nel bagagliaio si carica egregiamente in quasi tutti i modi, lasciando altro spazio utile per le valigie. E la qualità? Beh, sotto questo aspetto BMW è un punto di arrivo per i nuovi clienti e una certezza per chi lo è già. Materiali, assemblaggi, tecnologia sono davvero una garanzia di qualità, anche se secondo alcuni mancherebbe qualcosa da questo punto di vista. Si sarebbe potuto rinnovare in maniera più decisa lo stile della plancia, questo sì, ed è forse l'unico appunto a un abitacolo che rimane ancora un riferimento per qualità e funzionalità e che trasmette sensazioni premium appena si sale. Con l'allestimento M Sport X i sedili, oltre che sportivi, sono ricchi di richiami al motorsport di BMW. Le plastiche hanno quella consistenza che fa pensare a un'attenta scelta dei materiali, così come non sono stati dimenticati alloggi adeguati ai nostri enormi smartphone, insieme alle prese di ricarica. È ben accessoriata. Sin dalla versione base l'equipaggiamento di serie è valido, con una dotazione che tra l'altro include l'assistente di attenzione alla guida, il cruise control, l'aiuto nelle ripartenze in salita o il recupero di energia in frenata. Sappiamo però che l'appetito viene mangiando quando si parla di optional, quindi basta un attimo per farsi sedurre da pacchetti riguardanti la sicurezza come il Driving Assistant Plus da oltre 2.000 euro o le sospensioni elettroniche da 1.000 euro, lo stesso prezzo dell'Head-Up Display. Come funziona il navigatore? Capacità di calcolo, chiarezza, grafica efficace, non manca nulla all'info telematica che vedete nelle immagini, qui dotata del modulo di navigazione più completo, il BMW Pro da 2500 euro. Potete comandare tutte le funzioni direttamente dal touchscreen oppure col gesture control che costa 230 euro o dall'iDrive controller. Numerosi sono poi gli accessori, dall'Apple CarPlay ai pacchetti come l'online entertainment, oltre al traffico in tempo reale e alle tante app dedicate, senza considerare la strumentazione completamente digitale con schermo da 12,3 pollici che varia grafica e colori a seconda della mappa di guida scelta. In città come va? Sovente gli Sport Utility Vehicle, almeno di ultima generazione, ma in generale le auto,
hanno qualche problemino di visibilità, cioè il guidatore fa fatica a percepire gli ingombri, in particolare nella parte anteriore. Ormai ci siamo abituati a non vedere più il cofano, a dei montanti sempre più ingombranti. Ecco, con l'X4 invece da questo punto di vista nessun problema, perché le nervature, le forme molto sinuose e frastagliate del cofano aiutano a capire dove inizia e dove finisce, e questi montanti, non so se li vedete, hanno una forma così affusolata che la visibilità non è per nulla penalizzata. Ma sarà per questo volante cicciotto che si fa impugnare davvero bene, per un'ergonomia che BMW non sbaglia mai e in generale per una compostezza dinamica encomiabile, questo X4 si fa ben condurre in città. E se dei 190 cavalli del motore che sto provando vi parlerò tra poco, vorrei sottolineare che questi 400 Nm di coppia già disponibili da 1750 giri sono fenomenali anche quando non volete andare forte, perché vi sostengono con una costanza e anche una delicatezza che crea un po' di dipendenza. Un approccio molto rilassante alla spinta che può essere personalizzato selezionando le diverse modalità di guida qui sul tunnel centrale. Ma lo stesso comfort viene riproposto però anche dalle sospensioni elettroniche adattive, almeno su questo esemplare, che offrono uno smorzamento eccellente, magari proprio sulle buche più profonde che qui a Roma non mancano, nonostante questo X4 monti dei cerchi importanti da 20 pollici con spalla 45. Ecco, se invece puntate da davvero non solo all'estetica ma soprattutto al comfort, io personalmente mi fermerei ai 19 pollici. Bella da guidare? Più guido l'X4 e più mi accorgo che ci sono tante novità sotto la pelle. In primis il comfort credo che abbia fatto un ulteriore step evolutivo. In autostrada i fruscii aerodinamici sono ridotti al minimo, così come il rumore di rotolamento degli pneumatici. Non lo percepisco. Il merito potrebbe essere anche di questi doppi vetri che aumentano dannatamente l'isolamento dall'esterno. E lo stesso vale per il motore 2000 turbo diesel da 190 cavalli, che è davvero tanto educato, più educato di molte concorrenti dirette, sempre tedesche magari. In ogni caso, che vogliate utilizzare questa potenza in maniera pacata oppure più ardimentosa, il cambio automatico della ZF a 8 rapporti è un alleato formidabile, sa essere molto mansueto ma anche bello preciso come una ghigliottina nelle cambiate. Se appunto magari selezionate la modalità di guida più aggressiva, lo potete usare sia utilizzando la modalità sequenziale qui sul pomello oppure anche attraverso i paddles al volante, che sono molto invitanti in certe condizioni. In generale quest'auto non farebbe pensare a un comportamento così efficace su strada, invece lo è, perché l'avantreno mi ha particolarmente stupito, una precisione in traiettoria e in inserimento quasi da auto col baricentro basso, che poi è collegata molto bene questa sensazione anche allo sterzo, che ha una bellissima consistenza e sì, si fa ben volere. Naturalmente sull'X4 si possono avere tutti gli assistenti alla guida di ultima generazione, segnalo solo che il mantenitore di corsia alle volte quando interviene può essere un po' brusco. Quanto consuma? Nonostante il peso di circa 2000 kg, la trazione integrale intelligente unita alla dolcezza del cambio automatico e allo start and stop di serie contribuiscono a contenere i consumi, con percorrenze cittadine nell'ordine dei 10-11 km con un litro di gasolio, che salgono a 13 in autostrada e circa 15-16 guidando tranquillamente in extraurbano, con una media realistica di circa 12-13 km con un litro di gasolio. Quanto costa? Il listino parte dai 54.000 euro del 2000 benzina fino agli oltre 77.000 del top di gamma sempre a benzina X-Drive M40i. In mezzo ci sono le motorizzazioni a gasolio, tra cui l'X-Drive 20D da 190 cavalli di questa prova, che in allestimento M-Sport X parte da circa 64.000 euro. Se poi la desiderate ricca come quella che vedete nelle immagini, il prezzo può superare serenamente gli 80.000 euro. Difetti? In generale lo spazio non le manca, ma ci sono alcune limitazioni interne un po' fastidiose, come il cassetto porta oggetti del passeggero che, essendo diviso, non permette di collocare nemmeno il book in dotazione dell'auto. E poi l'abitabilità
dei posti posteriori, per i più alti è un pochino limitata da questo tetto discendente, bellissimo, è anche l'unotto ad unghia molto affascinante, ma di fatto anche la visibilità è influenzata negativamente ed è per questo che servono tutti gli assistenti elettronici di parcheggio in manovra, optional chiaramente a pagamento, che inficiano negativamente su di un prezzo di listino già elevato. Qual è la versione migliore? I 190 cavalli dell'X-Drive 20D a gasolio sono molto equilibrati, avete la trazione integrale e i consumi sono contenuti, ma se proprio volete un diesel e potete spendere circa 5.000 euro in più oltre alle tasse, non serve fare 31, basta fare 30D col 6 cilindri, una garanzia. Se invece non siete dei Globetrotter, potete optare per il 20i a benzina da 184 cavalli, silenzioso ed efficiente. La consiglieresti? Che vi piaccia o no, i SUV coupé piacciono. Il nuovo X4 completa la già ampia gamma di BMW con un modello dalla spiccata personalità che, in cambio di uno stile davvero molto personale, richiede solo un minimo sacrificio in termini di abitabilità e versatilità, almeno se paragonato a un SUV dalla carrozzeria tradizionale. Ma qui, in termini di guidabilità, siamo sopra la media, come del resto lo è anche il prezzo. Tra avversarie dirette e indirette, l'X4 è davvero in buona compagnia. Al primo posto, per filosofia, dimensioni e prezzo, chiaramente mettiamo la Mercedes con la GLC Coupé, ma con questo listino, beh, l'X4 se la vede anche con Range Rover Velar volendo. Eppure con Porsche Macan e Alfa Romeo Stelvio le trovate tutte sul nostro sito itmotor1.com, dove potete anche fare dei bei confronti. Continuate a seguirci sui nostri canali social e chiaramente iscrivetevi al nostro canale YouTube.